Hi everyone, I'm Anna Patricia from the blog Your Travel to Italy, and today I'm in Savuta, a small village here in my Calabria. Today I wanted to show you this authentic Italy, this authentic Calabria. Let's go together! Benvenuti a Savuto, siamo nel piccolo centro dell'antico borgo di Sabuto, Sabuci, Sabatium, viene chiamato in diversi modi a livello storico, che è il secondo, fa parte sempre del territorio di Cleto e rappresenta il secondo borgo con il secondo castello all'interno del comune di Cleto. Conosciuto storicamente come il guardiano del fiume, infatti il piccolo borgo, meglio il castello in sé, nasce con questo scopo, quello di controllare l'accesso del fiume Savuto, che era un'importante strada, punto di accesso per quanto riguarda gli invasori che arrivavano sulle coste ed erano interessati ad entrare all'interno dell'entroterra calabrese. Il borgo si presenta con quella origine medievale, con in origine due punti d'accesso che erano queste porte, molto piccolino, e si viene caratterizzato dal castello che a breve visiteremo e ammireremo un po' la sua maestosità. Siamo a un posto veramente stupendo, sono incantata. Dove siamo? Mi spieghi per il nostro pubblico. Adesso ci troviamo all'interno del castello di Savuto, appunto il guardiano del fiume, recuperato in parte, perché noi gli spazi che stiamo ammirando e visitando in realtà rappresentano una parte dell'intero castello. L'altro versante è in fase di recupero, in cerca di un finanziamento per completarlo. E adesso siamo in una delle due piazzette, dei giardini all'interno del castello, perché nella parte superiore invece c'è una piazza d'armi molto imponente. Il castello si caratterizza da questo androne che accompagna l'accesso con questo avancorpo semicircolare, e da qui si ammira poi l'elemento più antico del castello, che sarebbe questa torre, che in realtà all'origine di tutto, prima della costruzione del castello, che è stato voluto da Carlo I d'Anjou nel XIII secolo, era presente solo questa torre, che aveva quel ruolo importante di controllo della vallata del fiume Savuto. Poi nel XIII secolo la volontà di costruire il castello, e possiamo ammirare un po' quello che ci ritroviamo oggi. Se non fosse poi per l'abitato che è intorno al castello, in realtà da lontano il castello è difficile da individuare, appunto perché l'importanza era quello di mimetizzarsi e non essere visti dai nemici o dagli invasori. E direttamente dalla piazzale delle armi del castello di Savuto, Ieva, ci racconti un po' che tipo di escursione organizzate in questa zona? Sì, è possibile visitare il territorio e scoprire il territorio anche tramite le escursioni naturalistiche. Ce ne sono tante, varie, cambiano per sia difficoltà o interesse, perché alcune sono archeotrekking, altre solo escursionistiche naturalistiche, però quella più importante è il sentiero dei Tre Castelli, che è un sentiero di 23 km totali, ma che si possono percorrere o in parte o totali, che dà la possibilità di partire dal castello di Savuto, quindi scoprire il castello di Savuto, arrivare a quello di Cleto, il castello di Pietramala, e poi giungere a quello di Aiello Calabro. Quindi una passeggiata che ti dà un'immersione storico-culturale e naturalistica a 360 gradi. Bellissimo. Ragazze, come avete visto, abbiamo veramente tanto da scoprire in questo territorio. Tutta questa zona c'è tanto, veramente tanto da scoprire. Vi consiglio di venire qua.